Salve, io sono Alec e benvenuti nel Compendium. Questo sarà una raccolta di video che serialmente approfondiranno narrativa, personaggi, lore, world building e tutti quei segreti che, benché celati, sono spesso parte di quel lato più nascosto, interessante e anche importante della serie. E ci tengo a iniziare questo video facendo una piccola premessa. La continuity della serie, qualora volessimo chiamarla così, è piuttosto frammentata, non soltanto dal fatto che alcuni elementi della sua lore sono abbastanza postumi rispetto ai primi capitoli della serie, ma anche e soprattutto dal fatto che Tadashi Satomi, l'autore dei primi tre Persona, Revelation Persona, Persona 2 Innocent Sin e Persona 2 Eternal Punishment, ha smesso di lavorare per Atlus, ovvero la compagnia madre di questa serie. Pertanto, in una forma di evidente rispetto per quello che è l'autore e per quelle che sono state le sue opere, i membri del team di Persona, da Persona 3 in poi, hanno solo accennato a quelli che sono i lavori precedenti, inserendo al più citazioni o easter egg. Tuttavia, pur essendo molto fragile e molto sottile, esiste un filo conduttore. Esiste una overarching story che nel tempo è stata costruita attorno a questa cosmologia, attorno a questo universo. E il Compendium ha tra i suoi scopi anche quello di chiarificare tutte queste informazioni che spesso si perdono tra le board, tra i forum di appassionati, e non essendo contenute o essendoli in misura molto ridotta nelle installazioni principali, possono tranquillamente sfuggire. E in alcuni casi il fatto che comunque queste informazioni alle volte non sono decisamente, come dire, chiare, ma hanno al contrario dei lati fumosi, dei lati molto soggetti a quella che è l'interpretazione personale, cercherò di colmare questi spazi con la mia immaginazione. E ovviamente vi avvertirò sempre quando ci saranno delle ipotesi, pertanto vogliate scusarmi per essermi appropriato di qualche minuto per introdurre il video, ma per questioni di trasparenza e di completezza andava fatto. Ciò detto, iniziamo a parlare della genesi di Persona. Stando al clubbook di Persona 3, la storia di Persona, inteso come brand, comincia milioni e milioni di anni fa. Comincia nello spazio. Stiamo parlando letteralmente di preistoria. E da qualche parte, in qualche angolo oscuro dell'universo, si muove un'entità. Il nome di quest'entità è Nyx, o Star Eater, e le sue dimensioni, stando sempre a questa guida, sono quelle di un corpo celeste. Questa entità è dormiente, non sta cercando attivamente di distruggere alcunché. Ed un tratto, per chissà quale ragione, viene specificato nella guida che si tratta di un evento dalle probabilità microscopiche, finisce per impattare contro la Terra. Nel collidere con il pianeta porta a due conseguenze molto importanti. La prima è che distruggendone una parte e fondendosi con i detriti di essa si forma la Luna. La Luna prima non c'era. La Luna si forma grazie all'impatto di Nyx con la Terra. Questo elemento della lore è enormemente ispirato all'ipotesi dell'impatto gigante. Per farla breve e non entrare in ambiti scientifici che comunque non mi competono, la Luna parrebbe essersi originata dallo scontro tra Theia, una sorta di planetoide chiamato anche Orpheus, e qui probabilmente i giocatori di Persona 3 avranno già rizzato le antenne, e la Terra. L'unica differenza è che Theia è materia inorganica, e Nyx è un'entità extraterrestre, potente, terribile e soprattutto capace di un'influenza che va al di là della sua stazza, della sua posizione
potenza fisica. Di fatto, il potere di Nyx non si esaurì dopo l'impatto, non si esaurì nella apparente fine di questa creatura. Ella infatti rimase intrappolata all'interno della luna e lì mise in atto un processo rigenerativo che si sarebbe protratto fino ai giorni nostri. Ma questo sarà oggetto di analisi di un prossimo video. Parliamo quindi dell'influenza di Nyx. A seguito dello schianto con la Terra, Nyx ha sparso in essa quello che potremmo definire un influsso di morte. Allora, infatti, non esistevano gli uomini, non esistevano neanche forme di vita avanzate. E la presenza sola di questa energia negativa, chiamiamola così, o anima di Nyx, portò tutti gli esseri viventi a evolversi ad un ritmo mai visto prima nel tentativo disperato di far fronte a questa minaccia invisibile e, nonostante ciò, pericolosissima. Questa lunga serie di mutazioni, tuttavia, non viene mai specificata in un modo che vada al di là di una explosive evolution, lasciando quindi intendere che i cambiamenti siano stati molti e repentini. Tuttavia, non è importante secondo me soffermarsi su quali creature potessero aver abitato la Terra in quel momento e quali creature siano giunte al termine di queste evoluzioni, perché ciò che conta realmente è ciò che avviene dopo questo culmine. Tutti gli esseri viventi della Terra, tutti, combinano in un modo che purtroppo non viene specificato nella guida, i loro inconsci in un piano, una rete che spiegherò più in là, chiamato inconscio collettivo. Questo al solo scopo di imprigionarvi all'interno l'influenza di Nyx, come se letteralmente le creature avessero voluto rinchiudere la pulsione di morte sotto strati e strati di pensieri positivi, che vanno dal desiderio di vivere alla paura della morte, che può non sembrare una virtù, ma in questo caso è un modo per distanziarsi da essa. Eppure ciò che conta è che viene compresa la morte, portando con sé un'idea, quella della mortalità, che a sua volta contribuisce a creare disparità nella vita delle creature. E potremmo supporre che gli architetti più importanti nella costituzione di questo inconscio collettivo fossero proprio gli Homo sapiens sapiens, nati appunto in queste circostanze. E parliamo un attimo di esso, perché vedete, questo inconscio non è soltanto un luogo in cui avviene questo contrasto continuo tra pulsione di vita e pulsione di morte. No, l'inconscio collettivo è molto più complesso e multiforme. Innanzitutto si tratta di un nido di pensieri, un insieme di tutto ciò che viene creduto a livello di fede religiosa o di semplice sogno o di politica o di qualsiasi cosa che possa esistere nel sentire delle persone. E parlo di persone perché, sebbene anche gli animali possano far parte dell'inconscio collettivo, possano attingere ai poteri di questo luogo metafisico, sono gli uomini ad avere una certa predominanza, mettiamola così. Quindi, senza virare in una discussione circa quanto ci possa essere di animale nell'inconscio collettivo, parliamo un attimo di un paio di punti che secondo me è bene fissare. Il primo è che l'inconscio collettivo è un luogo magico. Attingere a questo luogo, attingere ai poteri che brulicano in esso, significa richiamare il potere delle persone. Ne parleremo nel prossimo video di questo in modo molto approfondito, ma vi basti pensare che l'inconscio collettivo è letteralmente
un marasma di tutto ciò che noi crediamo a livello consapevole o meno, e quello che noi quindi diamo vita, letteralmente i nostri dei e demoni nascono là dentro. È per questo che gli avversari in persona sono divinità, demoni, fate, esseri folcloristici, perché tutti loro fanno parte di credenze che noi nel corso delle decadi, dei secoli, dei millenni, anche in luoghi separati del mondo, abbiamo, giungendo alle medesime conclusioni, partorito. Quindi l'inconscio collettivo è un piano a cui si può attingere e che, oltre a questo, ha anche una funzione che, purtroppo, questo è veramente un peccato secondo me, perché non viene mai veramente approfondito, ha la funzione di al di là. E non solo, perché non è soltanto il luogo in cui vanno le anime umane, ma è anche il luogo in cui nascono. E attenzione, perché questo è uno dei punti che effettivamente contrasta tra Persona 1 e la duologia e quello che è il nuovo setting, tra virgolette, nato con Persona 3. Perché nel Club Book, come vi ho spiegato prima, viene enunciato che l'inconscio collettivo lo creano delle creature, delle entità, tra cui, suppongo, gli umani. Ma se l'inconscio collettivo è il luogo da cui nascono le anime, cos'è nato prima? Una teoria che si potrebbe fare è che siano stati gli umani stessi a generare la loro anima, ossia il loro desiderio di contrastare la morte ha fatto sì che si creasse un al di là e quindi si creasse una forma in cui loro potessero finirvici. Da lì l'anima. È un po' tirata, ma secondo me potrebbe essere funzionale a quantomeno collegare un pochettino i due modi in cui si è voluto presentare questo luogo dal punto di vista del pre-nascita e post-morte. Quindi, per riordinare le idee, la storia di Persona ha come motore, come punto di origine, l'impatto di Nyx con la Terra. Questo fa sì che il corpo di Nyx, danneggiato oltre qualunque misura, è intrappolato nei detriti terrestri che poi vanno a formare la Luna, inondi il pianeta della sua psiche, e questo porta ogni creatura a difendersi da queste onde, da questi impulsi di morte, prima evolvendosi come specie e poi creando l'inconscio collettivo, che inizia come semplice luogo in cui sigillare la psiche di Nyx, e ovviamente ciò crea il concetto di disparità, crea l'idea di morte, quindi fa sì che le persone, gli uomini che suppongo siano nati in quel periodo, inizino a convivere con la loro dualità, con il loro costante essere a metà tra il desiderare la vita e l'abbandonarsi all'autocommiserazione, alla morte, alla disperazione, eccetera. Quindi queste due pool enormi di sensazioni positive e sensazioni negative, ecco, l'umanità cresce, crea tante divinità, tante idee che via via popolano l'inconscio collettivo. Qui però potrebbe sorgere una domanda. Perché la storia di Persona inizia più o meno ai nostri giorni? Una ipotesi potrebbe essere che, essendo l'inconscio collettivo sorretto dai singoli inconsci, la crescita esponenziale delle persone, degli individui, nel corso dell'ultimo secolo, abbia fatto sì che questo, a sua volta, acquisisse sempre più potere e sempre più influenza, arrivando fino ai giorni nostri in cui effettivamente ogni entità ha il potere non soltanto di influenzare la psiche delle persone, ma anche di attuare piani che possono portare in realtà alla totale estinzione del genere umano. E qualcuno potrebbe a questo punto chiedersi: ma per quale ragione un dio nato dal desiderio, che può essere il desiderio di morte, il desiderio di verità, il desiderio di giustizia, di nichilismo e quant'altro, di una porzione di umanità, punti a distruggere quella stessa umanità che l'ha partorito? Il motivo è che questa entità
credono di fare il bene, a parte giusto alcune, dell'uomo. Loro credono perché sono state create per quello, sono state create da un desiderio, quindi credono di essere dalla parte dei buoni, perché non sono altro che un prodotto, non sono altro che un'idealizzazione che risponde unicamente a come è stata fatta. Non possono essere altro, non sono creature vive e complesse come i singoli, sono letteralmente delle macchiette, perché tale è la natura della semplificazione, tale è la natura della media dei pensieri che, presi all'unisono, formano un'unica voce molto più semplice, molto meno articolata. E infatti la natura anche della maggior parte delle entità che popolano l'inconscio collettivo è pura e semplice approssimazione. Persone, shadow, sono frammenti. E nel prossimo video, come vi ho già anticipato, penso fino a tartassarvi, parleremo in modo approfondito di tutto ciò che popola l'inconscio collettivo, ovviamente senza fare spoiler particolarmente avanzati delle singole entità, a parte un paio, in quanto successivamente ci saranno dei video in cui esporrò e spiegherò la storia dei singoli persona. E quindi, chiaramente, non servirebbe a molto fare lo spoiler di quello che può essere il boss finale di Persona 4, per dire. Ciò detto, spero in cuor mio che quanto affermato, quanto narrato, non vi abbia spinti verso una certa dose di narcolessia, e qualora abbiate domande, dubbi, perplessità, qualunque tipo di interrogativo possa svolazzarvi nella mente, fatemelo presente, ne parliamo e cercherò di fare un po' di chiarezza. E grazie per avermi ascoltato.